Giovanni dell'Itala! Avendo avuto la missione di distruggere il brigantaggio, prometto una ricompensa di 100 lire per ogni brigante vivo o morto che mi sarà portato. Questa ricompensa sarà data ad ogni brigante che ucciderà un suo camerata. Gli sarà inoltre risparmiata la vita. Coloro che in onta degli ordini dessero rifugio o qualunque altro mezzo di sussistenza ai briganti, o vedendoli o conoscendo il luogo dove si trovano nascosti, non ne informassero le truppe e la civile militare autorità, verranno immediatamente fucilati. Tutte le capanne di campagna che non sono abitate dovranno essere scoperchiate nel giro di 3 giorni e i loro ingressi murati. È proibito di trasportare pane o altra specie di provvigione oltre le abitazioni dei comuni. E chiunque disubbidirà a quest'ordine sarà considerato come complice dei briganti. Ogni proprietario, affittuario, ogni agente sarà immediatamente obbligato, dopo la pubblicazione di questo editto, a ritirare le loro greggi. Le dette persone saranno altresì obbligate ad abbattere tutte le stallerette in quei luoghi. Chiunque disubbidirà a quest'ordine, i quali andranno in vigore 2 giorni dopo la pubblicazione, saranno, senza aver riguardo per tempo, luogo, sesso ed età, considerati come briganti e come tali fucilati! Proprio come pensavamo, Maria. Abitanti dell'Abruzzo Ulteriore. Com'è che non ci chiamano caffoni verminosi questa volta? Ascoltate chi vi parla d'amico. È arrivato, dunque. Deponete le armi. Est dell'Itala. Lo demonio! Entrate tranquilli nei vostri focolari. Assassino. State certi che tardi o tosto sarete distrutti. Come ha fatto a Ponte Landolfo, un paese di 5.000 anime. Questa mattina all'alba... L'hanno promosso. È fatto maggiore per quello. 3 facinorosi sono già stati passati per le armi. 3 pastorelli. Il più grande aveva 11 anni. 9 anni. Che il loro destino vi serva di esempio. Gli hanno tagliato le teste e messe in gabbie di vetro all'ingresso del paese. Che il loro destino vi serva di esempio. Perché? Perché lui sarà inesorabile. Perché io sarò inesorabile.